Siamo qua al campo di Tell Abbas, al confine tra Siria, e Libano, e sono qua con Paola, che è volontaria all'Operazione Colomba. Se mi puoi, se ci puoi raccontare un po' com'è nata il progetto dell'Operazione Colomba qua, com'è nato questo campo. Sì, Operazione Colomba è un'organizzazione che si occupa di non violenze, di interventi civili, di pace da quasi 25 anni. In particolare il progetto tra Siria e Libano è nato 3 anni fa, perché era un periodo in cui era molto pericoloso entrare in Siria, ma ci rendevamo conto che il conflitto siriano era un conflitto in cui dovevamo in qualche modo intervenire, perché iniziava a essere molto molto sanguinoso. Si è deciso alla fine, dopo vari viaggi, di installarsi qui a Tell Abbas, inizialmente perché ci piaceva l'idea di essere in un contesto multireligioso, infatti Tell Abbas è per metà musulmano, per metà cristiano, ortodosso, e poi si è deciso di inserirci, insomma, di costruire la nostra tenda in questo campo perché ci era stata chiesta protezione a causa di alcune minacce subite dai profughi che all'epoca vivevano in questo minacce, campo. Minacce sono state fatte da abitanti del villaggio? O? Sì, da libanesi che non erano molto felici di avere dei siriani sul proprio territorio, installati così in tende, e quindi insomma un po' così è iniziata la nostra... Sono le attività principali che fate qua? All'interno del nostro lavoro cerchiamo un pochino di adattarci al contesto, lavoriamo insieme alle organizzazioni del territorio e cerchiamo di fare denuncia quando ci sono delle violazioni di diritti umani qui in Libano, cerchiamo di aiutare le persone anche magari a ritrovare dei parenti in Siria, insomma ci facciamo un po' da tramite tra le istituzioni e i siriani, cercando di limitare quelle che sono appunto le violazioni dei diritti umani. Li accompagniamo per esempio all'ospedale quando non riescono ad avere quello che per diritto dovrebbe essere magari un supporto medico per determinate malattie, li accompagniamo anche per in missione sul territorio libanese perché si sentono più sicuri a viaggiare con noi. Perché essendo senza documenti e non essendo nemmeno considerati rifugiati, qualsiasi posto di blocco possono essere fermati e arrestati. Abbiamo per esempio anche lottato molto per evitare le sgomberi di alcuni campi o comunque per denunciare la violenza con cui gli sgomberi sono avvenuti, e in più facciamo tutta una parte politica, quella soprattutto diciamo da parte in Italia, perché abbiamo insieme ai siriani abbiamo scritto un appello per chiedere la pace in Siria, ed è il primo appello, comunque la prima richiesta di pace che viene dai civili e non dalle varie parti in causa all'interno di questa guerra. Esatto. Questo campo è formato da 15 famiglie che sono più o meno una sessantina di persone, 70 persone. Questo campo in cui siamo installati noi, però per esempio attigo al nostro c'è un campo molto più grande gestito da un'organizzazione saudita che invece conta quasi 50 famiglie. Ma il supporto, diciamo, che possiamo chiedere è, vabbè, innanzitutto che ci siano dei volontari che vogliono fare l'esperienza insieme a noi, perché noi ci basiamo completamente sul volontariato, quindi sicuramente perché fosse curioso di inserirsi nell'ambito dell'Operazione Colomba saremmo molto felici. Cerchiamo di fare sul territorio, questo progetto in particolare è totalmente autofinanziato, quindi sicuramente eventuali donazioni non vanno soltanto, diciamo, al nostro sostentamento come volontari, ma vengono anche utilizzati all'interno dei vari accompagnamenti che facciamo qui in Libano, quindi magari vengono anche utilizzati per comprare delle medicine a chi non può comprarle, piuttosto che pagare il medico di chi non può permettersi in quel momento un certo tipo di visita specialistica, perché quindi vanno a pagare tutto, si paga tutto. A volte ci capita, ecco, magari di dover cercare delle medicine magari particolari che in Europa sono gratuite, poi invece costano parecchio, però quelli sono casi, diciamo, un po' particolari. Sicuramente queste sono un pochino le cose principali.
Va bene, finiamo qua, ci vediamo. Grazie.